Stefano, cosa mi hai portato oggi dal mare? Oggi ti ho portato, Fiorenzo, i totani, freschissimi. Porca miseria. Come li facciamo questi? Ah, facciamo, c'eravamo un po' organizzati, io mi immaginavo che te mi portavi i totani. Allora ho preparato tutti gli ingredienti per farli ripieni. Ripieni. Ingredienti benissimo, che vediamo qui davanti a noi. Allora, io ti posso tritare già il prezzemolo, volendo. Prezzemolo. No? Te lo trito, no? Intanto che te triti io continuo a elencarli, perché poi dovremo tritare la mortadella. Sembrerà strano nel pesce, ma è un ingrediente tradizionale della marineria fanese. Triteremo i tentacoli dei totani, che poi quindi andranno a costituire il ripieno. Poi invece già pronti abbiamo il parmigiano grattugiato, il pan grattato, l'olio, l'aglio, la scorza di limone tritata fina fina, la noce moscata già tritata, il concentrato di pomodoro e infine l'uovo, che servirà naturalmente a dare consistenza al ripieno. Quindi praticamente tutti gli ingredienti che vediamo, eccetto il mantello dei totani e il pomodoro, vanno tutti nel ripieno, e metà dell'olio, che anche quello va nel condimento. Quindi praticamente una volta fatto il ripieno non rimane altro che metterlo in cottura col pomodoro. Questi, mia nonna ci faceva anche i folpi ripieni. Ah sì? I folpi, ma no? Io anche, ovviamente puoi fare tranquillamente anche i calamari. Continuo con quello che mortadella, vuoi, mortadella. No? Mortadella, da una tritata. I calamari sì, che sono anche più morbidi, un sapore diverso, più delicato, e dopo diventa una questione di gusti. A me per esempio piacciono più i calamari, invece c'è chi preferisce il sapore un po' spiccato del totano, che invece a me non mi è molto gradito. Però sono buoni ugualmente. Per esempio a Firenze è un piatto tipico. Firenze, c'è il mare è lì a due passi, e lì fanno, io li ho mangiati anche, dei calamari molto grossi, ripieni, però senza pomodoro, li cuociono al forno in bianco. Quindi è una ricetta, diciamo così, che si usa in diverse regioni. E specialmente per i totani è importante il pomodoro, perché si devono ammorbidire. Quindi La cottura è abbastanza richiederà lunga. Una cottura abbastanza lunga. E in quella cottura che noi faremo col pomodoro, loro piano piano si ammorbidiranno. Adesso trito anche le teste dei totani. Allora Stefano sta tritando gli ingredienti che vanno tritati, cioè i tentacoli dei totani, la mortadella e il prezzemolo. Quando avrà finito cominceremo a preparare l'impasto. Naturalmente voi a casa potete usare quello che volete, un tritacarne se ce l'avete meglio di tutti, se no un mixer, un frullatore, per abbreviare questo procedimento che richiede un pochino di tempo. Lorenzo, siamo pronti? Benissimo. È tritatissimo. Allora cominciamo. Allora, te la metto là nella bowl, no? Mettiamo nella bowl. Guarda che roba, sei un frullatore umano. Aspetta, chiamami frullatore. Allora, guarda, a posto qui. Okay. Allora, a questo punto cominciamo ad aggiungere tutti gli ingredienti. E, vabbè, cominciamo col pepe. Il sale, poi abbiamo il parmigiano grattugiato. Noi usiamo i 30 mesi, anche il 40, no? Anche 40. Il 40, che più è stagionato meglio è. La mollica del pane. Qualche volta usiamo anche quello delle vacche rosse. Sì, vacche rosse. Se gira. Sì, vacche rosse. Poi l'aglio. Ah, quello era il pan grattato. Questo è l'aglio. Scorza di limone. Attenzione, non tanta, perché questa è prepotente. Io non la metterei tutta. Ok. Noce moscata. Anche questa è molto profumata e quindi anche questa io ne metterei così, non di più. Poi. Adesso diamo una bella mescolata. E infine aggiungiamo quegli ingredienti che gli danno,
consistenza, la consistenza, diciamo, che... gli danno, così ovviamente sarebbe troppo asciutto, che è l'uovo, che serve anche per tenerlo insieme. Te lo devo rompere? Possiamo mettere, sì sì. Allora, meno di metà di quell'olio, diciamo un terzo, perché gli altri due terzi ci serviranno poi per fare il sugo per i totani. Ecco, vedi, adesso si è inumidito, ovviamente si mescola molto meglio e sta raggiungendo la giusta consistenza, perché non deve essere né troppo liquido né troppo asciutto, chiaramente, perché se troppo liquido poi tende a fuoriuscire e non si compatta. Se è troppo asciutto, poi quando lo mangi è secco. Con le mani vuoi lavorare? Sarebbe meglio. Lo volevo dire. Sarebbe ma... meglio, no? No? Guarda, aspetta. Devo dare una cosa con la smucinatina. Perché le mani, tanto in cucina lo sai, tanto no? Tanto si usano. Noi le abbiamo lavate, sì, igienizzate, per cui... Molto, molte volte. D'altronde, per fare la pasta in casa, come fai? Non usi le mani? Tanto, È della consistenza giusta? È giusta, tutto è vero quanto. Adesso giustamente vanno riempite le sacche dei totani, i no? mantelli dei totani. Uno per uno, così le riempiamo. Non troppo, perché se si riempie troppo, si pressa troppo, dopo il ripieno tende ad aumentare di volume, per cui tende a fuoriuscire. Allora bisogna lasciarlo un po' parzialmente riempito, in modo che poi quando il ripieno tenderà ad aumentare di volume lo fa diventare della giusta consistenza, della giusta dimensione. Vanno premuti fino in fondo. Esatto. Premuto, sì. L'impasto fino in deve fondo. Deve arrivare proprio fino, sì, il più possibile, ovviamente deve riempire il corpo. Ok, allora qui ci siamo, naturalmente va fissato la parte finale con uno stuzzicadenti, no? Certo. Per non far fuoriuscire, così, eccolo, e questo è il risultato finale. Esatto, lo poggiamo lì intanto. I totani, dicevamo, che è sempre praticamente una famiglia del calamaro, però non è pregiato. Ecco. No, è anche infatti, economicamente vantaggioso rispetto al calamaro. Infatti una volta noi quando li pescavamo, quasi quasi, non li buttavamo fuori, ma però... E da lì hanno preso il nome di Ivola. Vola. E a Fano si chiamano Ivola. Ivola. Cioè, perché... Era il pesce... E da... anche perché, vedete, hanno quelle ali che possono in teoria simulare un effetto di volo, insomma, no? Le ali del calamaro invece sono diverse, sono più lunghe e coprono tutto il corpo. Quindi questo fa parte della famiglia, della ricca famiglia dei molluschi, in particolare questi sono i cefalopodi. Poi ci sono anche i gasteropodi, che comprendono i bombolini, le raguse, eccetera. E poi, i baci. I baci. Che abbiamo scoperto il nome. Abbiamo, no? scoperto il nome, che chiamano... in italiano si chiama natica. Natica. È un nome un po' particolare. Così particolare, però si chiama così. Però sono buonissimi. Ah. Però sono rari, non si trovano spesso. Sì, non se ne prendono. Una volta si trovavano di più, adesso io non li trovo raramente al mercato. Certo che in un misto con bombolini, e viene buono, insomma. E poi in... sempre nella ricca famiglia dei molluschi ci sono i bivalvi. I bivalvi. E quindi cozze, vongole, canestrelle, capesante, fasolari, tutto quello che ha due valve, appunto. Allora, i totani sono pronti, io direi che possiamo cominciare la cottura. L'olio allora, no? Olio. Che questo, la particolarità di questo piatto è che va fatto a freddo, quindi qui non c'è soffritto. Quindi noi metteremo tutti gli ingredienti a freddo e poi accendiamo il fuoco. Quindi allora, mettiamo i totani. Oh, anche i calamari non sono tutti uguali, calamari che poi a Fano si chiamano trofelli, anzi trufei. Sì, trufei. Ci sono quelli piccoli che sono i truffelet, però da non confondere con i calamaretti. I calamaretti non sono i trofelletti,
il trofelletto è un calamaro che ancora deve crescere, mentre il calamaretto è un animale adulto che più di così non cresce. E quindi anche un po' di sale e pepe prima, così lo prende meglio. Fai. Quindi è importante questa distinzione, perché specialmente fritto, il calamaretto vero, il spill, come lo chiamano spillo. Lo spillo, perché c'ha la punta molto acuminata, è massimo da adulto, è così, più di così non cresce ed è squisito. È anche costoso, devo dire, proprio perché è una carne pregiata. Sì, possiamo mettere pomodoro, concentrato. Quindi bisogna anche, quando si fa la spesa, fare attenzione a queste differenze, che non sono piccole né nel sapore e né nel prezzo, per cui è importante saperli distinguere. Bene, qui noi abbiamo tutto. Accendiamo la potenza dell'induzione. Io direi di metterla anche nel piano, perché deve cuocere piano. Quello a cottura, quando ha preso il bollore, l'abbassiamo, a temperatura, no? Un pochino più bassa. Quindi adesso non resta che cuocerli. Ora ci vorrà, abbiamo detto, un'ora e mezza. Anche un'ora e mezza, sì. Insomma. Quindi direi che ci vediamo a cottura ultimata. Cottura, no? Allora, io stavo guardando qui, l'odore è favoloso. La salsa è tirata al il punto giusto. Il colore è bello, bello come piace a noi, quel rosso scuro, io penso con l'olietto in superficie. L'olietto. Io penso che il tempo ormai quant'è? È un'ora e mezza, un'ora e venti, un'ora e mezza. Allora, io lo tirerei giù. È ora. Allora, è ora. Spegniamo. È ora. Allora, questo qui adesso, chiaramente, si può anche servire così, però l'ideale è tagliarlo a fette. E poi impiattarlo e... Uno ne mettiamo intero, magari, no? Magari un intero. E poi spargersi sopra l'assassina. Devo... tiro giù. Lo prendo giù con la forchetta, perché sennò... Allora... Guarda che roba. Togliamo lo stuzzicadenti. Lo spaghetti, questi, che dici? Esagerato. Guarda che su. Esagerato. Sembrano teneri anche. Tenerissimi, guarda, si tagliano come il burro, si dice, con un grissino. Allora adesso li mettiamo qui. E ci vedi anche il fatto di averli tagliati a mano, triturato tutto a mano, vedi che bell'aspetto che c'ha il ripieno, non è quel ripieno fitto che dà subito l'idea della roba asciutta. Questo è bello da vedere anche. Adesso, allora, naturalmente il sugo sopra. Ci mettiamo il sugo sopra, che è una meraviglia. Guarda che roba. Che roba bella. Ma lì dopo tocca fare la scarpetta, eh. È d'obbligo. Io cosa diciamo? Io direi beato chi lo mangia. Allora noi. Noi perché lo dobbiamo mangiare. Noi. Allora, cosa diciamo? Alla prossima puntata, no? Sicuramente.